Andiamo avanti con Emma! Ciao a tutti. Bella, brava, elegantissima. Grazie. Mi sei piaciuta un sacco. Grazie, mamma. Veramente vestita fantastica. Ieri sera eri un faro, una luce, davvero meravigliosa. Grazie. Vogliamo subito fare qualche domanda? Vai, Paolo. Ciao Emma. Buongiorno. Sei arrivata qua e il tuo brano, il titolo, ogni volta è così, ti rappresenta perfettamente, perché tu ogni volta prendi una decisione distinto, senza pensarci sopra. Sei arrivata a Sanremo senza un disco nuovo, senza... Come mai? Perché? Perché hai deciso di fare, di metterti in gioco così, a differenza di tanti altri? Beh, perché solitamente si preparano i dischi e si viene a Sanremo. Nel mio caso mi sono voluta vivere l'effetto contrario. Devo dire che Sanremo mi ha fatto bene, perché non vedo l'ora di tornare a casa a lavorare al prossimo disco. Mi ha proprio caricata di un'energia. Mi ha stimolata. Mi ha stimolata. La connection con gli altri artisti. È un palco che dove si condividono tante cose. E se arrivi qui senza paraocchi, senza progetti anche, no? E ti vivi tutto in maniera molto aperta, ti arrivano proprio dei flussi di energia e delle vibrazioni importanti per poi lavorare. Insomma, ti sei divertita? Da morire. Guarda, l'ultimo gin tonic l'ho bevuto alle 7 stamattina. No, dai. Sì. Ma quanto hai dormito, scusa? Non lo so, ho fatto un power nap di 20 minuti, mi sono truccata, parruccata da sola e sono venuta da te. Stai da Dio, stai benissimo. Bartoletti! Ma esattamente dieci anni fa trionfavi su questo palco in un podio tutto al femminile davanti a Noemi e Risa, ed è stato l'ultimo tutto di donne. Cos'è rimasto di quell'Emma lì? A parte delle prestazioni extra canore straordinarie come A casa tutti bene, che ho appena finito di ammirare, ma di quella non ragazzina ma cantante già completa eppure cosa giovane, cos'è rimasto? La purezza. Credo di non essere mai cambiata in questo. E vabbè, per questo devo ringraziare i miei genitori che mi hanno trasmesso le cose veramente fondamentali della vita, quindi credo di essere una persona abbastanza pura, che non si è fatta macinare dai meccanismi della musica e del contorno, però c'era anche tanta consapevolezza, perché sono arrivata sul palco con grande serenità, nonostante magari non sia piaciuta a tutti al primo ascolto o abbia ricevuto anche dei bei 5 in pagella, e quindi sono proprio tranquilla, io me la godo. Ma è poi un'intesa perfetta con Francesca, che è stata la cosa più bella, direttrice, è stata la cosa più bella di questo Sanremo. Si percepiva questo grande, perché è una cosa vera, quando le cose esatto, sono vere, questo affetto, questo legame tra di voi, che dava sicurezza l'una con l'altra. No, ma è stato Orietta, meraviglioso. Orietta, per Emma. Ciao Emma. Ciao. Ti ho ammirata molto, sei stata molto brava. Grazie. E non hai esagerato, mi piaci per questo, perché tu sei vera, sincera e non esageri mai. Grazie. E poi devo dirti che con la Francesca avete fatto un figurone. Grazie. È stata molto brava Francesca. Vediamo il duetto allora, dai, c'ho la cover, c'ho un piccolo film, ti fa piacere rivedere. Tantissimo, da morire. Siete state fantastiche, dai, vediamolo insieme. Fantastiche, devo dire, Alba! Emma, io devo dirti la verità, abbiamo guardato la televisione con Cristiano De André, lui è stato l'unico pezzo che in prima serata, poi gli sono piaciuti altri, al primo colpo ha detto bellissimo Emma, quindi arrivava subito. Grazie. Ma la cosa che io ho trovato straordinaria è che tu
hai fatto dirigere, beh, fatemi finire un concetto, grazie. Sì. Allora, dirigere l'orchestra a una donna, cosa rarissima. Quindi portare la Michelina a dirigere l'orchestra è stato un altro atto perfettamente... Ma perché secondo me nell'arte bisognerebbe smettere di parlare di sesso maschile, di maschio, femminile. Femmina, ho portato un artista, sì, sul palco. E poi, non dovrebbe, brava, sconvolgere. Ecco, ma non ce ne sono donne direttrici d'orchestra, era l'unica forse. E no, Strapioli, sì, era l'unica. No, no, dicevo quello che diceva Emma, in questo momento è assolutamente vero, e questo festival è stata la dimostrazione anche di questo, di abbattere queste distinzioni maschio, certo, femmina. Viva Dondoni. Bravissima. Dondoni. Intanto complimenti. Ciao Luca, a Muccia, grazie. Davvero complimenti, specialmente per l'arrangiamento di Britney Spears, sì, perché fatta lenta una canzone che invece ha tutt'altro ritmo. E poi, come mai la decisione appunto di questo look così dirompente? Perché io sono rimasto colpito. Vabbè, per il look devo solo ringraziare Alessandro Michele, che è il, insomma, il direttore creativo di Gucci. Perché lo ringrazio, perché lui ama la musica, la percepisce, la vive, e quindi mi ha disegnato il prolungamento della canzone stessa. Quindi quel vestito non era, era semplicemente la parte visiva di quello che io provavo cantando quella canzone. Stavi benissimo. Beh, infatti, Emma, e poi nel frattempo era, sono diventata una gran figa. E non si posso dire. Io posso, lo sei. Ma invecchiando sto migliorando, lo Mara. Lo sei. Non mi sono mai vista così bella. A me me lo dici? Scusa. Tu sei. C'è una F pesantissima, scusa, Mara. Teo, beh, sono io. Nunzia, sì, no, Nunzia, aspetta, prima una signora, ah, Teo. Che chiamarsi me Nunzia? No, vabbè, c'ho gli occhiali, ci vedo, Nunzia. No, hai detto che hai preservato la purezza, che è un grande messaggio. Io vorrei sapere invece la parola che porterai la prossima volta su questo palco. La parola che porterai la prossima volta, il sentimento, il valore. Adesso lo dobbiamo. Oltre la purezza, sì. Staremo a vedere. Sensualità. Ragazzi, c'è il criceto in questo momento. L'amore. Non lo so, dipende quello che mi capiterà di vivere, se deciderò di tornare, di non tornare. Sono tante, dipende. Cioè, per me Sanremo è sempre un regalo. Però bisogna essere pronti a riceverli i regali, Davide, e anche saperli dare i regali agli altri, quindi se allora, ci sarà la possibilità, Davide, tornerò. Davide Maggio. Davide Maggio, una domanda al volo, dobbiamo accelerare volo i tempi, perché abbiamo Mahmood, cioè ce li abbiamo tutti, sono allora, tutti qua. Io volevo solo sapere qual è stato il criterio della scelta della cover, perché ho pensato avrà voglia di divertirsi, perché il pezzo non l'abbiamo vista, è una cosa tecnica vostra, che noi spettatori la cover pensavo la cover del oppure, disco non esiste il disco. Oggi è una giornata un po' particolare. Anche il Ziamara ha fatto le 7 del mattino, diciamo. Io pure, insomma, non gin tonic, però insomma no, perché è un brano che strizza molto l'occhio ai social, magari, però il pubblico un po' più in là con l'età magari poteva comprenderlo, no? Apprezzarlo meno. Come De Sica. Quindi magari ti ha penalizzato poi nella classifica. Ragazzi, tutti conoscono Britney Spears, anche mia nonna, quindi è giusto cantarla. Volevo fare un grande omaggio al pop, che è una musica molto spesso che ultimamente viene trattata con un po' di puzza sotto il naso e di snobismo, e volevamo omaggiare una donna che ha cambiato la visione di tante ragazze nel mondo, perché si è mostrata libera con quei balletti, con quelle movenze e comunque con una grande vocalità, perché quelle canzoni fanno ancora da scuola a tanta musica in LA, in America, ma anche in giro per il mondo. Infatti, allora scusate, devo andare avanti, Teo, veloce, scusa, io non posso farvi parlare tutti, perché poteva dirigerti allora, Quincy Jones.